c'è Piazza Noli, c'è Piazzetta degli Sbirri, ce ne sono molte, molte altre. Quindi non è vero che lei non sa chi è Matteotti. No, no, qualcuno magari l'ha immaginato, io lo so chi è stato Matteotti. Queste cose, diciamo, tra virgolette, basilari e le conosco perfettamente. Insomma, quella di Giorgio Torresan, consigliere comunale del Carroccio, era una provocazione e quella, a suo dire, di chi l'ha attaccato in consiglio per aver affermato di non conoscere Matteotti e preferire per questo la denominazione di Piazza del Grano, sono un pretesto per attaccare. Liquida con un sorriso le polemiche perché, spiega, alla gente interessano solo i problemi reali e torna a sponsorizzare la sua proposta di rivedere la toponomastica trevigiana. Treviso avrebbe assolutamente bisogno di copiare, per esempio, da Venezia, dove calle e callette vengono nominati non con il nome attuale, ma con quello originario. Da Piazza Indipendenza, che in realtà sarebbe Piazza delle Donne, a via Caede Oro fino alla Fontana delle Tette. Metterei in evidenza le nostre cose che abbiamo. Affermazione che però in poche ore ha oltrepassato le porte di Palazzo dei 300. In queste ore, ad esempio, il Partito Socialista di Treviso ha invitato formalmente Torresan e tutta l'amministrazione comunale alla presentazione del libro Solo di Riccardo Nencini, che narra proprio la vita di Giacomo Matteotti. Ma al di là di ogni definizione o toponomastica, poi si scopre che ai trevigiani poco importa che sia Del Grano o Matteotti, perché ognuno ha già fatto la sua scelta. Conosci come? Piazza del Grano io la conosco. Quindi non come Piazza Matteotti. No. Piazza Matteotti. Viene chiamata tutte e due. Siamo in Piazza Matteotti o in Piazza del Grano? Piazza Matteotti. Chi è Matteotti? Risorgimento? No, è Matteo, delitto Matteotti e fascismo 23, 22, giù di là. Lei lo sapeva? Certo, lo sapevo. Piazza del Grano. Alla fine la risposta giusta arriverà da una giovane argentina che vive a Treviso da 8 anni. Entrambi. Sì, meno nome è questo, Matteotti, ma del grano è perché anticamente si vendevano qua il grano.